figlio non è semplice. Quando sono piccoli è molto molto di... è molto molto difficile. Sono tantissimi, forse troppi, i momenti in cui piange. E sono veramente rari i momenti in cui ride. E per questo motivo oggi andiamo ad affrontare una delle sfide più ardue da genitori. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale. Come sempre vi parlo, ci siamo qui tornati sul mio canale in una challenge divertente per voi, difficile per noi, ma anche entusiasmante, perché chi vincerà questa challenge avrà il primato di genito. Basta! Chi vincerà questa sfida vincerà anche il primato di genitore preferito di Francesco. E perché proprio lei? Da come avete capito nel titolo, dobbiamo far ridere Francesco. Ma perché sei così nervoso? Oddio, mi fa paura, veramente paura. Avremo 5 possibilità a testa per far ridere questa piccola pulce di 8 mesi. In diversi modi potremmo toccarlo, ma non potremmo fare il solletico. E quindi siamo pronti ad affrontare questa sfida. Lasciate un bel like, commentate con Ciccio nervoso e noi possiamo iniziare questa sfida. E allora Ciccio, sarò io il primo a provare una cosa molto ardua, ma spero di riuscirci, cioè farti ridere. E ragazzi, la prima prova sarà una prova molto classica, un classicissimo e mai immancabile per bambini: bubu settete. Francesco, ridi, non mi fare fare brutte figure e fammi vincere. E non essere nervoso. Ciccio, bubu settete. Sì, ha riso. Bubu settete. Ma perché vuoi mangiare le mani? Ridi di nuovo. Bubu settete. 1-0 per Cristiano. 1-0 per Cristiano. Vediamo mamma cosa sai fare. Io uso un altro metodo. Voglio provare così, non lo so. Facciamo i saltelli, Francesco. Guarda. Vuol dire saltelli? Saltelli. Guarda me. Non è tanto convinto, eh? No, vero? No. Ok, ha riso, dai. Ha riso proprio col rumore. E 1-1 quindi allora, 1-1 tra mamma e papà. Molto bene, la sfida si fa molto molto intensa, ma tocca a me. Caro Ciccio, proviamo una cosa molto molto divertente. Su TikTok funziona, quindi perché con lui non dovrebbe funzionare? Proviamo subito. Seduto qua. Ta-dan. No, Ciccio, ridi. Ma che no? Che non gli piace? Cri, basta. Cri, ti sta copiando, amore. No, no, no. Che palle, Francesco, dai, ma il cactus l'ho comprato, 5 euro. Solo per farti ridere, poi non funziona, ti fa piangere. Tentativo fallito, il cactus non ha funzionato. Pensavo fosse la mia carta d'oro. L'ho sprecata troppo presto e inutilmente. Adesso perché la guardi? Eh? Perché la guardi, quel cactus di merda? Che cactus sei? Facciamo una cosa divertente, perché ora è più difficile visto che tu l'hai fatto piangere. Comunque, allora, Ciccio. Uno, due. Cioè lo devi far vomitare praticamente. No, non vomita. Sta vomitando fra poco, vomita. Sicuro. Guarda. Non c'è più, ok? Colpa tua. E guarda, guarda quella cosa. Allora ti piace? Uno, due, tre. Ciccio, guarda la telecamera. Puoi vedere che già ha fatto 2 sorrisi. Molto forzati però. Sì, forzati. Deve ridere per bene. Uno, due. Gli stai spezzando il collo. Ciccio, puoi dare punti, 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 punti.
Non te lo do valido, troppo tempo non sta ridendo. Troppo tempo non sta ridendo come si deve. Restiamo sull'1-1, Daliela. Caro Francesco, tocca di nuovo a me. Per farti ridere, questa volta utilizzerò un altro metodo. Il metodo classico nostro. No, no, non piangere. Tutto cambierà adesso. Ti farò ridere di nuovo. Ui. Che non vale se le dico dietro la schiena? Ti ho visto le dita così, hai fatto? Non è vero. Ti ho visto? Forzettone. Non vale. Ha riso. Non vale perché riso, non era questo. No, non era questo quello che dovevi fare tu. Ma anche prima rideva, diglielo. Tieni, non era questo quello ma che cosa vuol dire? Ragazzi, però, cioè, sta facendo delle regole lei praticamente. Uno, due. Lo facciamo di nuovo? Uno, due. Uno, due. Vale come risata? Ma stai facendo tu le regole, scegli tu se vale. Dai. Caro Ciccio, mi stai deludendo. Abbiamo fatto soltanto un punticino, mentre la mamma due. Adesso faremo una cosa che ultimamente ti piace fare: ballare. Stare all'impiedi e ballare. Quindi, musica maestro e si balla, Ciccio. Pronto? Vai. Ma te l'ha fatto già con questo riso? Lo so, ma a me piace farlo ridere ancora. Un po' di techno. Reggaeton. Bravo! Bravo Ciccio! E quindi siamo 2-2. Questo round è fondamentale, perché se fa ridere adesso Francesco, io non posso più vincere. Posso soltanto pareggiare. Quindi speriamo che non rida. Anzi, che pianga. Addirittura. Che pianga. Addirittura. Ecco. 1, 2, 3. Stella! 1, 2, 3. Stella! 1, 2, 3. Sto per arrendermi, ragazzi. Niente, è troppo difficile. La mamma è sempre la mamma. Ma io non mi abbatto, perché posso ancora pareggiare e dire che siamo allo stesso livello. Proviamoci. Francesco, battiamo le manine, ma in 3x. Velocità supersonica. Battiamo le manine, che adesso viene papà. Più veloce, battiamo le manine, che adesso viene papà. Più veloce, battiamo le manine, che adesso viene. Velocissimo, battiamo le manine, che adesso viene papà. Sì, ridi. Ride. Sì, amico papà. La risata più bella con me l'hai fatta. Cri, però te lo dovuto. Cri, lo stai stressando. Batti 5. Francesco, qua c'ho la mano che dovresti battere. Oh. Ma si sta alzando. Oh, in live. Sei fortissimo. Ragazzi, Dalila all'ultima occasione, secondo me ha fatto la risata più bella e dovrebbe valere 2 punti. Facciamo che voi nei commenti decidete chi ha vinto e con chi ha fatto la risata più bella. Ok? Sotto nei commenti. Vabbè, certo, se dice la fatti grandissimi bella... Ultima chance di Dalila per vincere, dice. Ragazzi, a malincuore, devo accettare la sconfitta. L'unica cosa che mi può salvare siete voi nei commenti, scrivendo in quale momento e con chi ha fatto la risata più bella. L'unica cosa che mi può salvare. No, ma per il resto ho perso. Ok, ho perso. Te l'ho detto io, basta, lo potevo fare non anch'io. Inferirmi. Lo potevo fare anch'io. Mi stai facendo male. Basta. Ho perso, hai vinto tu. Tu sei la mamma mia, sei il genitore più bello del mondo. Fortissimo. Ciccio vuole solo te, ride solo con te. Ok? Bravo, basta. Lo sanno tutti, adesso tutto il mondo lo sa. Cosa? Con questo video. Basta, ok, non valgo niente.
quando lo smetti? Fai come vuoi tu. Va bene. Cristiano, come lo facciamo la copertina? Con lui che ride con me? Ha ha ha! Divertente, veramente. Lui che ride con me? Stava ridendo. Mi fatto ridere! Oh, la ridi! Devi ridere a me! Non ci credo, non ci credo! Bastava togliere il ciuccio! Sta ridendo! Non ci credo! Non è vero! Voglio morire. A little time, it will come a day, you will pay the price.